ecco qua un ottimo inizio di fiera. Guardate. Ah, che c'è scritto qui? Ah, Campana Alessandro. Sta. Ah, ma un biglietto gratuito per il tanto 3 giorni. Serena. Non sa come si deve vestire, in cui va. Senti, hai qualcosa da dire? Ah già, ecco, lei, anche lei entra gratis e scrocca i soldi ai genitori. L'unico patetico tra i diri è lui. L'unico serio che non scrocca, che l'unico se le guadagna serio. Le cose. Ho proprio visto come se le guadagna le cose. Oh, ci sono 30 minuti e prima di Spider-Man domenica. Domenica alle 10, l'hai detto, no? Sì, c'ho il programma qua stampato, ma dopo ce lo spucciamo. Vabbè, era inutile, perché dopo ce lo danno su, ma stanno su un bancone preparato. Ah, vabbè. Stavano finendo di preparare. Ah, vabbè, io mi inizio. Hai voluto prenderlo, ma secondo me... Stato fermo! Ma dici, sono staff, vedi, ma allora non sei uno staff, sei imbucato. Non serve a niente, manco un programma in anticipo che riesci a prendere. Non hai capito, dato che stai in preparazione, voglio evitare i problemi, sai? Tu cosa avresti fatto? L'avrei preso. Vediamo, salgo e me lo prendo, non mi cambia niente. Cosa pensi di fare? Io non ho visto nessun bancone pronto sul terrazzo dove devo fare la prenotazione per la prossima sessione di fotografia di... Alle 10 e mezza. No, ma non c'è niente proprio, quindi può essere che lo facciamo dentro la... il capannone con la della mossa. Che vuole? Adesso lo fanno dentro al bookstore, cioè, vai là e ti prenoti. E allora dove tengono la mossa del... i fumetti, ecco. Solo delle opere, perché sotto poi c'è la mostra. Ti ricordi? Sì, mi ricordo. Comunque, se viene rispettato l'ordine, abbiamo voci del 31esimo e 32esimo. Perché 31esimo e 32esimo? È perché hanno fatto qua un elenco tra di noi, con si metteva nome e cognome, questi fossi nome e cognome. E già c'erano già 31-32 persone, 31 persone prima. Cioè hanno fatto un elenco amichevole? Sì, tra di noi, tra quelli che entravano. E poi infatti l'hanno consegnato al bookstore. Guarda, le 10:30, capito? Bella idea, sembra meglio che lasciare in mano alla gente dello staff queste cose. Si ricordano sempre dopo i inizi di sessione di autografi di segnare anche l'elenco del... Ok, Gianluca si è preso l'abbonamento pagato, Serena si è preso l'abbonamento scroccato, io ho la... staff. Scroccato! Ma... chi tu lo staff? Guarda, sono il miglior membro dello staff. Ci sono e non faccio un cazzo. Tutti vorrebbero essere come me oggi. Sì, va bene. No? Io no. Nemmeno io. Tu sì, non rompere le palle tue, che tu proprio... ora potrei anche non fare la fila come voi comuni mortali. Non la fare, entra dentro, mettili lì. Ma mi scocci se sei da solo. E allora fa la fila come noi comuni mortali. Sì, vabbè, ma aspetto, facciamo un pochettino. Se poi mi dovessi scocciare, sono più in avanti. Ok. Guardate qua, questo è soltanto l'inizio. Uno si aspettava che il venerdì ci fosse meno gente, ma quelli gli azzeccati hanno scelto di farsi tutti e 3 giorni, di farsi il venerdì. Sì, ma ho saputo, oddio, ma saputo che c'è gente che sta qua alle 6:30 di mattina. Vero? Vabbè, ma è gente che forse veniva da... No, gente di Napoli. Viene da vicino. Di Napoli. Vabbè, ma che viene da vicino forse. Diavolo, alle 6:30 alle 6:30 apre la metropolitana. Quindi per forza la gente che abitava già qua. Neanche col pullman non si può prendere, eh? Vabbè. Il povero, c'è anche l'R4, l'R1. Non abbiamo tanto. Si entra. Sono qua giù. Ciao Serena, saluta. Cazzo, facciamo un problema, pure aumentare prima. Cazzo! Signora Serena! Stiamo andando a prendere i biglietti! Ecco! Corri, vai! Ce la facciamo! Come cazzo corri? E c'è i fumetti, sì! Calma, che succede? Calma, che dove dobbiamo andare? Konagai biglietti. Konagai biglietti, secondo piano vanno detto. Sì, abbiamo una lista. Allora signori, sono aperte le scale che stanno qua. Non ci abbiamo fatto, ci hanno detto dove sta il ponte dell'elevatoio. Seguiamo. Allora signori, avviatevi da qua senza correre. No!
Questa sarà una bella strada. La luce, il percorso è ancora lungo. Nel frattempo sembra che siamo arrivati. Ragazzi, violenza. No, ma stanno attraverso. Serena? Beh, allora? Ma l'hanno detto? Non ho capito un cazzo. Tu che mi dici? Mi hanno travolto sulla salita. Sono tornato giù. Allora. Che cazzo? Serena, allora? Sono una banda di cretini, beoti, disorganizzati del cazzo. Niente biglietto. Vaffanculo agli stendisti. 50 persone materializzate da nulla, hanno rumore in tocaste. Sì, secondo me. デビルマン
Questa è la felicità che tracanna proprio dal viso di Gianluca. Stavolta sarà una coppia unica. Sì, unica insieme probabilmente ad altre 150 probabilmente. Siamo andati ad avrà portato Martina Mazzinzaga da filmare. Ma vedi che erano quasi in su. Dove portato Mazzinzaga da filmare? Vedi? Vedi? Vedi portato a filmare? Vedi? Qualcuno può portare. Guardate, adesso è il momento di un po' di egocentrismo. Se qualcuno deve ringraziare qualcun altro. Guardate l'occhio psicopatico del fan di Konakai. L'occhio che frega. È l'occhio che frega. Alessandro, ma secondo me... Gianluca ha perso i capelli per l'attesa, guardate. Sono 20 anni. Si vede, avanti. Guarda. Cadono come... Basta. Alessandro, mi faccio una domanda. Secondo te, come lo faccio più? No, già lui in copertina. Ma scusa, anche se la copertina è qua. Senti, visto che è un unico fumetto, vedi se ti mette la firma già proprio sulla copertina che su quella normale. La cosa mi ha sorpreso. Calma. Fatti fare la tua cosa sulla panza. Così la faccio. Quando mi mettono le cuscinette si legge con la firma. E potresti anche solo la finezza, una volta fatto l'autografo ti sei anche rigato. Se dovresti rigato tu magnassi. Osh! Arigato, grazie in Giappone. Lo so. Cosa ne pensi? Sono felicissimo. Manca poco. Dai, un'impressione, cosa ne pensi? Allora, diciamo...
un'altra cosa, che è una palla spettacolo, però se lo riesco a vedere sono molto contento. Addirittura? Eh sì. Poi di quello che fare autografare? Gianluca, prima ti potevi dire la telecamera? Sì, mi fate voi. Facciamo una bella foto nel momento della stretta di mano. Un attimo. Se riesci, vedi che nella mia si fa la foto quando inizia a vedere il sangue sul suo polso, perché la mano se ne esce. Quando vedo tipo... Quando sento un piccolo... Se lui urla non ti preoccupare, è normale. Vai Gianluca, prima di... Però Gianluca, ecco, un po' più fotogenico, grazie. Anche lui ha la stretta di mano, io non c'ho. No, la stretta di mano. Vedi, quando inizia a premere, usce qualche quadratino verde che si... Anch'io una fotocamera a casa. Non lo so, che ne so, se le canne sono tutte quante uguali o no. Gianluca, mostra la tua felicità. Mammelo Carmelo, Gianluca. Che brutto. Me ne faccio un altro. Sì, tanto ce ne sono tante. La devi riaccendere. Aspetta. Eccoci, ci siamo. Ecco, prendi. Ah, un momento solo. Gianluca, cosa la fai? È bella. Se possibile, riprendi me e riprendi il povero Lello che non può stare qua a presentare. Senti, Lello, cosa può fare una foto mentre la faccio anch'io? Vieni, ti fai la foto, dai. Lello. Lui è in debito. È un grosso debito. Qua grande.
solo una, sono solo acqua. Fai il... la foto su solo acqua? Non è una foto. Senti, dai, la possiamo fare. Che emozione! Ah, dice una cosa a tre, cioè tutte e due la mano e la stringiamo contemporaneamente. Mi pareva. Ah, mi pareva, non abbiamo. Ciao, ci vediamo. Ce l'abbiamo fatta. Madonna mia. E l'altro è anche mio. C'ho solo il conto e il suo nome. Bello, ce l'ho fatto, ce l'abbiamo fatta. Dai.